Amici, bentrovati sul canale e oggi ci troviamo in un posto veramente bello, è l'abbazia di Val di Castro. E grazie anche al drone di Francesco potremo vedere anche delle cose inconsuete che normalmente non si possono vedere. Ricordo innanzitutto che qui siamo in un posto privato e quindi è abbastanza difficile poterci entrare e quindi non è permesso a tutti farlo. Noi abbiamo avuto questo permesso oggi di poter entrare, di fare qualche ripresa e non di più. E poi naturalmente per quanto riguarda tutta la storia del posto, lascio la voce alla nostra Eliana. L'abbazia di Val di Castro è uno degli insediamenti più orientali dell'area, situata in un'angusta valle posta al centro della dorsale marchigiana, circondato dai monti Mitola, Cimara, Pietroso, Della Sporta, Maltempo, Moscosi, Cipollara, sui quali incombe il versante settentrionale del San Vicino. La data di fondazione del monastero di Val di Castro è da collocarsi pertanto tra il 1009, anno della morte di San Bruno Bonifacio di Querfurt, discepolo di San Romualdo, e il 1010 anno della partenza del santo Ravennate per la missione in Ungheria. Tuttavia, già intorno al 1005, San Romualdo, recatosi nel Camerinese, costruì a Val di Castro alcune celle per sé e i discepoli sulle terre donategli dai conti della zona. A Val di Castro San Romualdo soggiorna altre due volte. L'edificio oggi visibile è di stile gotico a tre campate, tre absidi e sotto la nave traversa è posta la cripta. Interessante è anche il chiostro con le volte a crociera e la sala capitolare. Della primitiva costruzione è conservata una cripta con piccolissime finestre a strombo. Il monastero è diventato abitazione privata e, successivamente, agriturismo a partire dal 2006. L'abbazia Val di Castro si trova nel comune di Fabriano in una suggestiva e boscosa valle inclusa nel parco della Gola della Rossa e di Frasassi, nelle vicinanze di Poggio San Romualdo. Per arrivarci, se provieni dalla superstrada, ti consiglio di uscire a Serra San Quirico e seguire le indicazioni per San Giovanni, Vigne e poi Val di Castro. Se vieni da Roma invece l'uscita consigliata è Fabriano Est, puoi seguire le indicazioni per Borgo Tufico, Albacina, Poggio San Romualdo e infine Val di Castro.
e con questa immagine di questa antica fonte che vedete dietro alle mie spalle, perché vi era sempre una fonte all'ingresso di un'antica abbazia, e in effetti anche qua c'è questa fonte dove appena mi sono avvicinato sono andate delle rane in acqua. Bene, il nostro breve viaggio alla scoperta dell'abbazia di Val di Castro termina qua. Un grazie a chi ci ha permesso di poter entrare e fare delle riprese. Naturalmente la chiesa non è visitabile in quanto è danneggiata dal sisma del 2016, per cui è ancora in fase di ristrutturazione. A dire il vero, ci hanno detto che è completamente puntellata, per cui non si può entrare, ovviamente, perché è pericoloso. Vi ringrazio come sempre, e come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete ovviamente condividerlo, e a presto una novità su Giardino Web. Arriverà anche il nostro negozio dove potete trovare le nostre magliette, i vari gadget naturalmente firmati Giardino Web. Se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi attraverso il pulsante che trovate qui sotto, cliccare sulla campanellina e quindi cliccare nuovamente su tutte, e così non perderete nessun video da parte di Giardino Web. Un abbraccio a tutti, naturalmente buone vacanze visto che siamo nel mese di agosto, e al prossimo video. Your birthday was a day ago. I didn't send you a thing. A little problem we're having has got me on the downswing. Hangs lazy sun. You told me I was the one. You're a mistress of etiquette. Sometimes fire, sometimes cold. Trying to hold my own while I'm here all alone. Beautiful.